Si va. Buonasera ragazzi. Salve, buon salve. Cioè, salve a tutti. Per i allora. Amici che è lontanissimo. Sì, mi porta da qui vicino. Ok. Salve ragazzi. Buonasera. Buon come salve. State? Siete pronti per un nuovo giorno di Link? Del nostro carissimo Link. Io sto un po' così, tra l'altro, perché in questi giorni sto avendo sempre delle epistassi. E oggi è stata veramente cattiva. Cos'è questo rumore? Che rumore? Tu non lo senti? Un rumore fastidioso. C'è... Ah, no, aspetta, lo so. C'è codice Morse dentro il nostro computer. Che devo dire? Bello. Molto bello. Buonasera, carissimo. Come stai? Tutto bene? Ah, allora. Siamo pronti per una nuova giornata di Link's Awakening? Io vado. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, ci raggiungerà. Chi non c'è? Che fastidio. Aspetta, devo togliere l'audio. No. Eccolo qua. Sei già a 4 morti odierne. Oh no. Un cane. E niente, è comunque doppio, eh. Che fastidio, mio Dio. Perché c'è sempre l'audio doppio? Ma non lo so, non lo capisco, te lo giuro. Allora è bellissimo con la musichetta. Perché è doppio flauto, praticamente. Che poi non è flauto, è un carino. È fastidiosissima. Perché? Perché fai così? No, è comunque doppio. Allora, aspettate che devo riuscire a capire perché faccia così. Non è doppio adesso, però. No? Sì che è doppio. Sì, è doppio lo stesso. È semplicemente tremendamente ben sincronizzato. Ma non capisco perché sia doppio! Aiuto, perché fai così? Mi chiedo se... Allora, voglio provare una cosa. Se io faccio così... Voi lo sentite? Barbara, dimmi, si sente? Buonasera Mi-chan. Buonasera. Domanda, Mi-chan. Si sente l'audio? Noi ci sentiamo? No, noi ci dovremmo sentire. Si sente. Oh, fantastico. Ok, ho capito cosa devo fare. Devo mettere l'audio della capture card, ma togliere l'audio dal computer a OBS, perché altrimenti io lo sento doppio. Bel caos. Allora, dobbiamo andare nel deserto. A me questo sembra deserto, se devo dire. Sarà perché è l'unica zona che non hai ancora esplorato. Io vi sento, perfetto. Fantastico. Eh sì, allora, quindi dobbiamo andare, suppongo, alla baia, perché mi sembra la parte più collegata. Mi sembra di sì. Quindi, per andare alla baia, dobbiamo farci tutta questa stradina qua. Quindi cominciamo con... Allora, cominciamo con ricordare i tasti. Cominciamo con un farci esplodere bombe addosso. Vabbè. Cosa vuoi fare? Me lo spieghi? Recuperarla. Volevo recuperarla. Questi non l'ho guardato l'altra volta, ma... No, ok. Sono proprio dei sassi ambientali. Vi chiedo scusa in anticipo, ragazzi, se... Mi vedrete con un fazzoletto eventualmente, ma ho il naso molto sensibile in questi giorni, molto infastidito dal tempo atmosferico e quant'altro, e ho continui epistassi molto fastidiose. Quindi se mi vedete forrogare, come diciamo qui in Sardegna, è per quello. Pronto, sono un Rira. Allora, hai presente il deserto di Yharnam, che si trova nella parte sud-orientale dell'isola? Sì,
Sì, più o meno. Ecco, c'è la voce che la chiave dell'Ophio si trovi lì. Ma l'Ophio... Ma l'Ophio inteso come lo intendiamo noi? L'Ophio inteso come lo intendo io, l'Ophio? No, quello è con due F. È con due, ok. Sì. Più chiaro di così, figliolo, non si può. Se lo dici tu. Che l'Ophio. Perché ti stai sprecando le bombe in questo modo? Ha funzionato. Ne è solo un'altra. Ma sai perché? Ecco perché. Lo so il perché. Ok. Ok, quello è vero. Aspetta, Chissà se lì ci devi infilare una bomba. Sperimentazione. Hai un'ultima bomba. Ma non so se riesco a... Ai! No. No! È andata persa. Però sarei curiosa di sapere se c'è un modo per... Bettista! Per bloccarli? Bloccarli dal... dall'uscire. Allora, intanto... È inutile tenerle. In secondo luogo... ok, io sono lì, quindi devo farmi... In secondo luogo, la... ogni tanto dovresti andare a ricomprarle. Tradina? No, non posso, perché non posso arrivare qua. Perché qui è bloccato, o meglio, qui c'è acqua e Link, come ben sappiamo, non sa nuotare. Sì, ma lì c'è una grotta. Sto pensando, la grotta era collegata, sì? Sì. Aia! Ma scusa, io non posso colpirti, ma tu sì? Basta, levati! Non so, di lanciare bombe addosso. Allora. Ehi, che fai? Questa rupia non la prendi? 622, dobbiamo arrivare a 980, mi pare che fosse il... Oh no! No, 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 no! Tu vai avanti, fidati. Devi arrivare, punto. Ne devi prendere una marea. Qua ti servivano bombe. C'hai ragione. Ah, potevi colpire anche lui. Me lo segno che ci servono delle bombe qui. Con... Il cerchio, è la cosa più simile. Sì. Uff, volevo un cuoricino. Ciao! Volevo un cuoricino, me l'hanno dato. Basta chiedere. Oddio, a momenti me lo toglieva pure. Questo no, perché continua a fare sta scemenza? Ok. E comunque c'avevi anche il... Sì, oltre al trasporto, ma era da d'altra parte. Ah, tu dici... Nice. Tu dici, potresti andare a prenderti... Le bombe? No, me le tengo. Aspetta, come? No. Come no? Troppo presto. Ascolta, ti risparmio le mille morti. No? No. Non ci arrivo? Qui i cespugli valgono come se fossero pietre. Devi essere lì. Ah! E quindi me ne vado. Oppure lanciargli una bomba. Magari con una bomba ce la prendo. Ah, dici quelle che non ho. Sì, ho capito, esatto. Andiamo a comprarci delle bombe, ragazzi. Mi sembra un'ottima idea. Andiamo a teletrasportarci. Uff, antipatici. Anche perché se non ricordo male ti servono più avanti ugualmente, quindi... Sì, figurati, quando mai. Oh, intanto abbiamo tutti i cuori di nuovo. No, rupia! No, rupia, non andare via! Ok. Ok. Di qua bisogna andare. No, però c'è roba che non abbiamo mai visitato. Dai, buono. Ma io mi stavo proteggendo. Ho cercato di fare una cosa fighissima, ma non è andata. Aia! Qua è la zona che non puoi andare a visitare ora. Questo gioco mi sta veramente dicendo in tutti i modi: no, non ti puoi muovere dove vuoi tu.
Farei quello che dico io. Antipatico. Pensa che è bello se beccavo una rupia che vale più di uno. Immaginati una rupia rossa. Ah! Non ne ho mai beccato in giro, quindi non penso. Pa, pa. Cioè, non così. Allora. Come mi fa male. Dammene altre. Così. 20 allora, no, giusto? E tra l'altro, l'altra volta, cioè qualche episodio fa, praticamente, di Link's Awakening, qualcuno ci ha detto che in realtà è possibile derubare il... Ah, sì, è vero, però... Ho scoperto come. Ah, sì? Sì, però non è niente raccomandabile. In che senso? Che poi non ti... È una cosa molto carina. Sta rupia. È una cosa molto carina. Tanto non lo vuoi fare, vero? No. Ok, allora lo posso dire in live. Me la ricordavo diversa, Yarnam. E aspetta, non siamo ancora arrivati. Praticamente, cosa succede? Tu puoi... e derubare il mercante, ma allora innanzitutto devi, anzi te lo faccio vedere, vai un attimo dal mercante, ti faccio vedere cosa dovresti fare, ma senza fartelo fare. Basta che non esci dal negozio, essenzialmente. Ok, essenzialmente tu prendi l'arco. Sì. Ok, passagli dietro così, passagli dietro, continua ad andare su e giù. Devi andare su e giù, muoverti su e giù velocemente. A una certa non riesce più a seguirti, anche andandogli intorno. Non riesce più a starti dietro e dovresti uscire così. Non farlo. No, non ho voglia di farlo, guarda. E sai perché non lo devi fare? Perché? Uno, perché la seconda volta che tu entrerai nel... cioè la volta successiva che tu entrerai nel negozio ti saccagnerà di botte. Bene! Ma tantissimo! Mi sembra giusto. Altra cosa, cambia il tuo nome. E il tuo nome diventa Ladro. È una cosa molto carina. Allora, a parte la statua di Boo, guarda. Io la prenderei. No, sì, intendo, non c'è molto altro. Allora. E non lo puoi più modificare perché diventa Ladro per sempre. E tutti ti chiamano Ladro. Ciao, Ladro! Vai. No! No! No, è riuscito a sfuggire. Perché è tondo! Devo muovermi prima. Oh! Va bene. Allora, fammi vedere dove arriva. Io li odio, quelli che sono là sopra. Ok. Ho sbagliato. Spero che riesca poi in tempo. Oh, no! Un secondo. No! È tornato su. Eh sì, perché lo spinge. Sì. Adesso volendo potrei provare ad andare al limite. Proviamoci. Allora, io mi metto... No, non arriva lì. Mannaggia. Però... No, no! La condina! Non c'è... Non ce la si fa, non ce la si fa. Dai. Oh, ma per un millesimo, anche stavolta. Sì, è proprio un secondo. Cosa sta facendo? Si sta muovendo come vuole lui. Ora. No. Preso! È preso! Ragazzi, è preso! Sì, yes! Poi quei tondi non se ne vanno facilmente. Fantastico.
No, lascia stare. Mi hai droppato abbastanza. Yeah! La statuetta di Boo! Certo che è proprio buffo per essere un fantasma. Come ti permetti? Boo è bellissimo. Carino. È bellissimo, Boo. Tra Boo e Calamaco sono i miei personaggi preferiti di... Nemici, tra l'altro. Nemici, sì. Ma anche personaggi, perché Todd non mi piace. Povero. Allora, se non sbaglio era qui in casa dei bambini. Vabbè, Link. Sì, forse sì. Mi pare fosse in casa della famiglia che andasse Boo. Boo. Sì. L'ho beccato giusto giusto. Sì. Oh, guarda che bello che è. Non c'è il marito. Ti guarda dritto negli occhi e ride di te. Non c'è il marito. E come ci aveva fatto la metagame al mio marito. Come promesso, il marito si è cacciato di qua. Ma perché? Spero proprio che qualcuno vada in suo soccorso, cioè, vabbè, portandogli qualcosa neanche da mangiare. Ehi, ehi, devi andare tu. Cioè, mamma mia. Mettimelo anche in verde per sì, farmi sì, capire che mi sei raccomando. Tu il giocatore vestito di verde che dovresti andare. Cof cof Link. Vabbè. Mettimi tra parentesi che qualcuno, allora. Link... O comunque il nome del giocatore. Invece di qualcuno poteva tranquillamente mettere insert player name. Niente? Vabbè. Terrupie, le lasciamo in giro così. No, era lì il portale. Cavolo, era anche a schermo, eh. Bravo, John. Ok. Invece poi fammi andiamo. Vedere un attimino nelle... Ah no, aspetta, non posso andare qui, mi hai detto menu. Sì che puoi andare. Ah no, con le bombe. Sono cotto. Sono già stanchissimo. Sei a posto? Ma postissimo, una favola. Fai devo... vedere un attimo il menu, ti dicevo. E quale menu? Oggetti? Sì. Dimmi. Ah, c'è cioè l'alveare, ok. C'è l'alveare. No. No, non devi andare di qua. Da di qua. No, cioè, ti dovresti levare, per favore. Grazie. Insomma, hai una rupia. Allora. Ma non puoi andare di qua. A meno che... Ah, prova a fare quella cosa che ti ho detto di lanciare lì la bomba. Lanciare la bomba, non lì. Lanciare... Prendila, sollevala. Ok, lanciala. No, rimbalza e cade giù. È proprio fatto per evitarlo. Niente. Ok, non si va di qui allora. Perché effettivamente io non ci avevo mai tentato. Aspetta, qui non ci arrivo. Au, ma non il colpo ti arriva, a quanto pare. Allora, come posso arrivare oltre? È uno di quei colpi che trapassa i muretti. Ah, ok. Forse da lassù magari ci posso arrivare. Che ti ha detto che devi fare? Devo andare al deserto. Ah, a parte il fatto di... Link. Mamma mia. Ignoratemi. Ignoratemi. Bravissimo. No, no, no. Non voglio avere niente a che fare con tutti voi. Ah, ma sei proprio un... Quanto volevi aspettare prima di lanciarlo? Ok. Dove si va? Tanti. Allora, tu fai lì. Tu? No, 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 devi saltare. E te l'avranno pur fatto per qualcosa, no? Ho sbagliato. Sì, hai sbagliato. Però aspetta. Posso ancora fare così? No, ci credo, mi ha colpito comunque. C'è un'uscita, John. Sì, ma ero turbato da questo. Ah, anche a me ha turbato molto, ma non ho ancora capito che cosa serva.
Disse la ragazza che ha finito il gioco. Non penso serva, infatti. Penso fosse messo lì appositamente per turbarti. Nei paraci già c'è un segreto. Grazie! Minziga, meno male! Pensavo non fosse era lì. Non era lì. Era l'unico punto evidenziato nel terreno. Ho pensato, sarà lì? Non sempre. Molte volte è solo per distrarti. Credo che fosse questo il segreto. Sì. Una conchiglia. Mi sembra giusto. Cuoricino. No. Ok, niente. Un altro cuoricino. E basta? Tutto questo per una conchiglia? Vabbè. Non lo accetto, ma va bene. Allora. Ok. Allora. Adesso. Dunque, intanto togliamo quel segnalino. Non ci serve più. Perfetto. Vorrei provare ad arrivare qua per capire se magari posso... Tu non sei ancora provato a tornare indietro a vedere come fare per recuperare determinate cose che ti sei lasciato dietro con il fatto che non potevi sollevare le cose. Ad esempio? Ad esempio nel bosco misterioso? Tipo questo. Salte! Segreto. Ma che cavolo! Ah, ok. È uno di quei punti dove Link sa nuotare. No, cammina. Ok. No, ma brutto infame. Non puoi correre, vero? Ah, sì che puoi. Tranquillamente. Ho visto che c'era un frammento di cuore lì, però... Oh mio Dio! Quindi? Sarà il caso di segnartelo? Di scordartelo? C'hai ragione. E ce lo segniamo... qua, visto che c'è la scaletta. Con un cuoricino. Un bel cuoricino. No! No! Ma sul serio! Ma davvero! Ma dai! È lì! È lì! Oh! Antisocial Freddy! Salve, salve, benvenuto. Salve. Ah, scusa, mi sono distratto. Lo sapevo io. Ero contento, mi sono distratto. Dai, non c'è bisogno. Sei veramente maleducato, eh. Brutto K che non sei altro. Okay. Non puoi andare. Sì, l'ho intuito. Mi sento un pelo circondato, posso dirlo? Prova ad andare avanti. No. No. Ok, fuggi via. Vediamo cosa dice. Benvenuti al villaggio degli animali. Ok. Quello è il villaggio degli animali. Sì, suppone. E questa sorpresona. Sollevalo. Non ci sono riuscito. Oh mio Dio, ma che luogo terribile. Fammi tornare dentro, va. Ah, il mio naso, povero. Allora, è presente il deserto di Yan che si trova nella parte sud orientale dell'isola. Oggi la voce che la chiave dell'Ofio si trovi lì. Chiari così, figlio, non si può. Ok, ciao. Utile come sempre, nonno. Indovina cosa devi fare. Trovare l'Ofio. No. Quell'Ofio. Ah, porca miseria. Indovina chi è tornato. Prendila. Villaggio degli animali. Beh, non è che mi aspettasse Animal Crossing, però... Sono effettivamente gli animali. Parlaci. Come? Negli ultimi giorni sono apparsi un sacco di mostracci che non posso più andare al villaggio Mabe. Chissà se Marin sta bene. Ok, conosce Marin.
quello è un'altra cosa che io non ho capito, se si può effettivamente aprire. Aprire o meno. Ricordiamo che ho finito il gioco. Che bella giornata oggi, ci manca solo una cosa per renderla perfetta. Affettato di coniglio, a quanto pare. Signor coniglio, non le dispiacere se io le rompo le anfore? Giustamente, pieno di carote. Cosa vuoi, un coniglio? Certo, è vero. Vuoi andare da Diana? Sì, bisogna passare di qua e prendere il sentiero verso sud. Ma quel dormiglione di un tricheco sta bloccando il sentiero, quindi mi sa che non puoi passare. Ok, c'è un tricheco che fa Snorlax. Un tricheco che snorleggia. Un tricheco che snorleggia. Il tuo cammino. Allora, entriamo qua. Ah, è il fratello dell'altro. Sì, sono proprio io, il famoso celebrato artista alligator da qui. Invece di da lì, certo. Il mio capolavoro è la statua della sirena che adorna la baia. L'ho vista da lontano. Hai notato anche tu che l'opera è incompleta? Beh, c'è una ragione, sì. Ma sai, molti trovano che la mia arte sia difficile da comprendere. Ok. Calma. Mi metti in imbarazzo. Ti farei notare che non sta dipingendo lei. Oh mio Dio, hai ragione, cosa sta facendo? Se lo sta facendo è in un modo molto astratto. La mia arte è incompresa. C'hai un modello ippopotamo e disegni altro. Troppe anfore, signora. Buongiorno. Christine. Senta lei, ma dove ha lasciato le buone maniere? E tra qui mi rivolge la parola senza almeno mangiarmi di un fiore. Io pensavo si stesse lamentando le anfore. Anche io. Non si stesse lamentando delle anfore. La prima volta che ne ho parlato è successa la stessa identica scena. Ah, e si dà il caso che il mio fiore preferito sia l'ibisco. D'accordo. Tu, papà o gallo, cosa hai da dire? Ah no, ok, ha parlato di nuovo lei. Non ti ha chiesto niente nessuno. Cioè, non è vero, io le ho chiesto roba prima. Sai che il viaggio degli animali e il villaggio Mabbe sono città gemellate? Beh, sì, hai ragione. Non è che siano proprio delle città. Comunque, hai presente il santuario dei sogni che hanno lì al villaggio Mabbe? Ok. Una fonte molto attendibile mi ha detto che dentro c'è un tesoro, ma nessuno l'ha mai visto. Ah. È quello dove l'altra volta ti ho detto che non riuscivi a superare, che non è... Sì. Ma in realtà ora potresti andarci. Ma io ho sentito un rumore. Devi tornarci più avanti. Che cosa strana. Andiamo qui. Che bello orso. Salve. Orso cuoco. Ehi, ehi, salve, ma sbaglio o sento odore di miele? Ah, che coincidenza, abbiamo appena finito il miele. Ma guarda te! Che dici se scambio il tuo alveare con un freschissimo ananas? Va bene. Sono entrambi salutari. E l'ananas soprattutto sta meglio in tasca. È un po' aspro, ma sembra buonissimo. E indovina cosa devi fare. L'ananas secondo me lo devo portare da... dal... coccodrillo blu che amava la frutta. No? Ok, allora lo scoprirò. Quel vestito di un tricheco si è appisolato proprio all'ingresso del deserto di Anna. Ah, lo vorrà lui. E il brutto è che quando chiude gli occhi a quello lì non lo svegliano nemmeno le cannonate. Però sai che puoi fare? Portali in Marinetta. Cos'è Marinetta? Chi è Marinetta? Merin. Eh? Merin. Ah, la chiamano Marinetta. Ah, ok.
Vedere che se la sente cantare si sveglia. Una volta l'ho visto saltare come un grillo appena lei ha intonato le prime note. Ok, quindi devo tornare al villaggio Mabe. Ma io... Ma io ho trovato un teleport. Wonderful. E ci teletrasportiamo. Fantastico. E andiamo anche di nuovo al negozio a vedere se hanno cambiato. Quante rupie ho? La tua speranza è che abbassino il prezzo dell'arco. No, non funziona così. Magari entrano i saldi, che ne sai. No, non va in saldo l'arco? No. No, sempre 980. Tivatico. Allora, entriamo qua, vediamo cosa c'è al posto di Boo. Oh, sì, assolutamente. Ci puoi contare? Che livello? No. Fatto giusto. Ora. No! Completamente sbagliato. Peccato. Peccato perché... Peccato. Essendo anche piatto non lo puoi... nemmeno dici sfidare. No, deve essere però... proprio giustissimo il tempismo. Aspetta, aspetta. Devo muovermi quando lui sta arrivando lì. No, iniziando a tornare. Perfetto. No, no, oh mio Dio, lo stava per perdere. Sì, gli stava aprendo una... chela? Un artiglio? Un artiglio. Una chela. L'artiglio. L'artiglio. Yeah! Fantastico. Ah, che male. E ho detto 4 frammenti di cuore. Il tuo numero massimo di cuore è aumentato, la tua energia vitale è ripristinata. Yeah! Moriremo ora, più difficilmente. Ora, tra l'altro, sì? Ti volevo dire che ora tu puoi andare nel... nel santuario. Nel santuario dei sogni. Ok. Che era questo? No. Proviamo. Che bella la musica che passa da una cuffia all'altra. Ok. Allora, questo lo devi far fuori come il tipo timido. Ok, e adesso prendi... ecco, bravo. Forza, 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 forza. Au! Lascia quella rupia lì dov'è. Quanto male mi ha fatto! No, Link, Link! Non ho visto che era lì. Ora stai attento perché non puoi più usarla la corsa. Non farlo! Ok. Volevo saltare, ha attaccato invece. No, devo tornare. Perché ci sono due buchi, adesso non riuscirei a farcela. Cavolo, ho due cuori. Potrebbe arrivare la prima morte. Non sei già morto? La prima morte di oggi? Sì. Ah. Comunque, probabilmente se tornavi fuori li recuperavi subito. Forse. Almeno questa me la prendo. Vabbè, quanti? Ho ottenuto una ghianda protettrice. Di mezzo al danno subito, fantastico. Uh,
Facciamo prima questo. Che quello dove sarei potuto arrivare se... Se fossi venuto qui, ce la posso fare senza lo scatto. E ha visto che cosa c'è nell'altro. Però qua c'è anche 100 rupie. Sei proprio contento? Sei contento? Oh, ma carina! Sei più contento per sì, questo. Sì, proprio carina. Ora mettiti sotto e impara tante canzoni. Che bello! Ed è un oggetto. Sì. Sì. È la prima volta che prendi un'ocarina. Sì, è proprio un'ocarina, ma non sai ancora suonarla. Beh, effettivamente. No, ah, no, aspetta. Sì, 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 l'ho visto. Ecco, ho fatto il santuario dei sogni. Bello! Mi è piaciuto. Però intanto ti ha dato l'ocarina. Sì, sì. Ok. No, ma guarda dove è finito il cuore. Ah, ok, l'ha preso. Dove è finita? Vai a casa sua. Vedi, no? Com'è? Non è questa? Entra, magari. No, sto dicendo, è questa casa sua. Non è qui. Ma quello è un biglietto sul tavolo? Grazie, non l'avrei mai notato. Sono no, in spiaggia. No, sappi che l'ho notato anche io ora per la prima volta. Io non ero manco passato. Ma davvero? Sì, io quando... sono in spiaggia, Marin. Io non sono arrivata a entrare perché me l'ha detto qualcun altro che era in spiaggia. Ah, è vero, non è una cocò. Ragazzi, ho sudato freddo. Sono cocò, ma non sono quelle cocò. Ho sudato freddo perché ho pensato, oh no, ho attaccato una cocò. La paura. Il trauma. Mai nessun nemico fu più temibile delle cocò. No. Era più in alto. Sta la distanza giusta? No. No. Però cosa c'era di là, scusami? Qua? Niente. Ah, ok, no, era bloccata. Va bene. Non lo capivo bene dalla mappa. No, devi salire... Sì, 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 hai ragione. Olè. Perché stanno andando così tanto a scatti? Allora, non penso si noti. No, 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 in live non lo stanno notando. Vedo la registrazione che sta andando molto bene. Da noi invece sta andando un po' così. Perché... va cambiata la scheda video. Io ti consiglierei di prenderlo col cuoricino. Quale cuoricino? Quello su. Che ti sei preso. Oh mio Dio, non l'ho visto! Prima che te ne tolgano un altro. Useless! Va bene! Qui, eccoti, ciao Marin. Oh Link, che bello incontrarti qui. Ti va di farmi compagnia e parlare un po'? Ho da fare, però va bene. Oh, momento gabbiani. Sì, ok. Queste palme di cocco mi sono sempre chiesta da dove provengono. Sai, Tarin dice sempre che oltre il mare non c'è niente. Ma secondo me si sbaglia. Ci deve essere qualche altro posto lontano da qui. Lo sai, Link? Quando ti ho trovato sulla spiaggia ho sentito un tuffo al cuore. Mi sono detta, è venuto qui da un posto lontano per lasciarci un messaggio. Se fossi una gabbianella, volerei lontano lontano, fino allo sfinimento. Viaggerei in lande remote e canterei per tutte le genti desiderose di ascoltarmi. Chissà, forse un giorno il pesce vento risponderà alle mie preghiere e il mio sogno si avvererà. Aspetta che sistemo leggermente là. Cos'è? Ehi, hai sentito quello che ho detto?
Link, mi stai ascoltando? Sì, sì. Certo, ci mancherebbe. Non mi pare mettere mai in un ascolto tra una principessa. Dai, raccontami. Non è una principessa. Sai che mi piacerebbe tanto visitare la terra da cui provieni? Oh, perdona, la mia faccia tosta. Ihihi, non lo dico. Invece l'hai detto. Vabbè, dai. Il Trichecco mi vuole vedere? Va bene, andiamo. Perché la sta tenendo come fosse l'ocarina? Ah! Forse è la tua grande... In che senso? In che senso è la tua grande occasione? È bravo, Merin ti accompagna. Forse è la tua grande occasione. Pensavo sarà in tascasse, guarda. Da qui non si va da nessuna parte. Che bello che c'è anche la musichetta diversa. Dobbiamo colpirla, eh? Tranquillo, penso che lei sia immortale. Come tutti gli accompagnatori. Gli accompagnatori. Olè, full. Ma se tipo io scatto? No. Guardala, guardala, guardala! Guarda come corre! Fogatissima! Mia! Guarda papà, com'è contento di vederci. Mia! Mamma mia! Che scatti che sta facendo qua! Infatti mi sta dando anche un po' fastidio agli occhi quando... Sì. Adesso è direttamente bloccato. Fico. Vale, ci teletrasportiamo al villaggio degli animali. Ma Link, dai, e fai quel passo in più. Ok. Sì, ma... No, aspetta. Ho sbagliato strada? No. Dove? Ma Marin, levati. Non sei ancora andato. In che senso non sono ancora andato? Mi ha detto che si passa dal villaggio, no? Dalla parte sud. Ah, di qua, ok. Tutto chiaro. Qua ci dice il cartello. Al deserto di Yarn. Che brutto che è. Volevo prima vedere cosa ci fosse qui, però. Questo gira attorno al villaggio, immagino. Mi servirebbe che ti spostassi. Oh, ok. Non è possibile. Bene, butto questo, butto quest'altro, mi butto io. Ok. No, togliti. Mi colpisce, vero? Okay. Benissimo. Curiosità, posso scafare qui? Sì. Intanto calmati. Intanto è qui, è tanto da morire. Ma sei scema? Ah, ok. Pensavo ci sarebbe stato qualcosa. Ero convintissimo. Che salti lunghi che fa lei. Ma davvero? Ah! Aia! Aspetti! Qui è inquietante da morire. Perché ti fa... Cioè, sembra indemoniata. Ti levi! Non ci credo, sono caduto io.
Oh no, questi cosi. Scoppia quella bomba. Va solo lì intorno. Tipo, se io gli piazzo una bomba qua. Non era giusto il tempismo. A che ora? Te lo dico io, perché sennò tanto ci sprechi tutte le bombe di questo mondo. No, okay. Non serve. Taglia! Niente. Ti dico anche questo, ci dovrei tornare. Mi sa. Permesso, permesso. Sì, arrivederci. No! Ho sbagliato il tasto. Segnatelo. Sì. Con il cuoricino va benissimo. No? No, segno un baule. C'era una stradina. Ma dove? Qui dietro? Ah, si passava! Non avevo capito se si passasse. Giusto. Eccolo qui. Perfetto. Ma rilevati! Ma che, Dan? Deve no. Bloccarmi lì. Ok, posso saltare, meno male. Sabbie mobili, interessante. Cos'è? Sabbie mobili. Sabbie mobili? L'hai viste? Ah, su. Salve, signor Tricheco. Sì, è quel prigone di un Tricheco. Che dici? Gli facciamo uno scherzetto? Vai! Contentissimo. Ok. Link è sorpresissimo. Hai visto che faccia ha fatto? Mi sta chiamando. Succede tutte le volte. Link, vado a fare un salto al viaggio degli animali. Vieni a trovarmi lì, va bene? D'accordo, ciao. Baci però. Sì sì, no, avevo intenzione di andarci subito, tranquilla. Mi sembra di quelle cose che prima fai meglio è. Guarda quanti animali. Quelli che prima non c'erano. Quelli che prima non c'erano. Allora. Ehi, ma che bella carina che hai. Ti va di accompagnarmi mentre canto? Non è come Ocarina of Time che mi dai le cose da premere? No, peccato. Che bello. Io purtroppo questa scenetta me la sono persa. Perché io ce l'avevo ancora al villaggio Mabe quando ho preso l'ocarina e me l'hai insegnata prima. Che te ne pare? È molto toccante, vero? Poi la melodia rimane subito impressa in mente. L'hai imparata? Sì. Hai imparato la ballata del pesce a vento. Già sai che il canto di Marin ti rimarrà per sempre nel cuore. Oh. Per favore, non dimenticarti mai della ballata del pesce a vento e di me. Dolce. Andiamo. Ma quindi ad esempio se io ora mi metto l'occarina. Scommetto che il Tricheco ricomparirà. Deserto di Yarna. Vuoi un consiglio? Mm-hmm. Prova a risuonarlo dove c'è il Tricheco. Sì. Sì, va bene. Ma... ah! Conchiglia. Perfetto. Quante ne abbiamo, curiosità? 11. 11. Dovrei tornare alla casa della conchiglia. Oh no! Credo che
capelli ripassati nella sabbia. Allora, altro franchise di Super Mario recuperato. Ai. Sì, quelli pungono in quanto cactus. Sì, sì. Ok. Ok. Allora, qui ci sono le sabbie mobili, qui c'è un passaggino che ci porta... A proposito, mettiamoci la pala per sicurezza. Questa è la ragione per cui ti avevo detto... Ti ho detto prima di fare la cosa del ricco. Io ho passato... Cioè, io ho setacciato praticamente tutto Yarma a sparare. Perché pensavi che ci fosse qualcosa di nascosto? Ma è la mia impressione o questo ha gli occhi rispetto agli altri? Aspetta un po'. No, non è la mia impressione. Hai ragione, non ci avevo fatto caso. Prova con la polvere. Ah! Che brivido rinfrescante! Va bene, ti rivelo un segreto. Su quest'isola vivono tre diavoletti un po' sboccati. Trattali bene, che ti conviene. Ci vediamo, pochi. Sono che... tre diavoletti. Tre diavoletti? Ah, ok. Allora, qui sopra abbiamo la statua di un gufo. Alla fine del sogno tutto si fa spuma. I mostri, gli amici, tutto si fa spuma. Ecco perché alcuni temono l'araldo del risveglio e ne ostacolano il cammino. Ok. Scontatissima, eh? Allora, qui abbiamo una stradina. Con una zona diversa. Ah! Ecco, era quello che volevo fare. Perfetto. Sì, ora è un bel po' di conchiglietta. Au, non volevo. Ah. Ah no? Ero sicuro, eh? Ma sicurissimo ero. E invece c'è una stradina però. Vabbè, mi accontento. No! Schifoso. Ok, non ce n'è altro. Perfetto. Ne abbiamo due. Sono confuso però. Scusami, eh. Cosa che ti turba? Oscuri mostruosi abitanti dalle sabbie. Quindi? Non capisco cosa devo fare. Forse devo entrare qui. Sì. Fastidioso insetto, vattene via. Ma che? Non
non so se è un buon metodo. Ma non so se questo metodo è buono invece. Attento. Au! No! No. Ma vale la pena provarci, no? E niente, allora mi sa che... Cosa pensi che arrivi in marina? Capisco. Ma lo dovrei battere? Indovina, guardalo bene. Di che colore lo vedi? Rosso e nero. Quindi? Quindi? Già, c'è un pezzo diverso dagli altri, come lo dovrei battere? Ma è la testa, intendi? Ah. Abbiamo provato a colpirlo, non ha funzionato. Non l'hai beccato lì, evidentemente. È per quello non ci stavo riprovando. Dove sei? No! Mi sono avvicinato troppo. Questo non me l'aspettavo. Ciao. Non ti sto aspettando. Prova a spaccare i teschi, non ti recuperavi qualche cosa. Ah, c'hai ragione. Vabbè, dai, ho persi solo tre. Lui ovviamente si sarà ricaricato la vita. Però sei un antipatico, eh? Te lo devo dire. Eppa! Vai! Niente, vuole una parte di me. Ma quanti colpi ti devo dare? E so caduto di nuovo giù. Io direi che è forse il caso che ti prendi quei cuoricini. Ok. Ah, fa un po' male la mano. Ma dai! Subito? Ah. Non l'ha colpito nemmeno una volta. Vabbè. Girati dove vuoi. Non ce la faccio, eh. A non farmi toccare. Veloce. Niente, mi ammazza prima. Allora, o muore adesso. Niente. Infatti che devo essere davanti per colpirlo. Allora,
Una morte. Alla fine è stata fatta. Ho pensato magari gli faccio più danni. No! Ok. Saliamo e andiamo. Forza. Però io ero di là, eh. Niente. Non si fa prendere. No. Oh. Almeno un colpo te lo tiro. E vai di là, ma che ti devo dire, ma... Ha colpito me? Certo. Ok. Ci siete, ragazzi. Sono concentratissimo per cercare di batterlo perché mi ha veramente scocciato. Che infame! Non importa. Almeno l'ho colpito. Che cavolo. Oh! Grazie a Dio! Finalmente! Prendila. No! Dimmi che è qui. Ok, meno male. Però gli occhietti. Hai ottenuto la chiave dell'Offio! Volevi prendermi. Ok, dai, almeno 5 cuori li abbiamo. Perfetto, adesso questa chiave dove la portiamo? Beh, qui al deserto non abbiamo altro da fare, quindi ce ne possiamo andare. E andiamo da nonno per... Oh, ok. Ah, il gufo. Vi ricordate come si fa con il gufo, sì? La foggia di quella chiave ricorda un pesce che risale una cascata. Ma manco per sogno. Dunque è per te giunto il momento di recarti alla cascata della montagna. E ricorda, quando l'acqua è risalita fino in cima,
Non le resta altro che cadere giù. Ok. A lei. Non l'ho capita, onestamente. Ma va bene. Allora. Ok, ho visto la cascata. Suppongo sia questa. Perfetto. Andiamo al teleport. ...748 rupie. Pochine, ma ci avviciniamo alle 980. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi. Seguirci. Mi raccomando, ragazzi. Cioè... Oh, ma io questo non l'ho mai sbloccato, tra l'altro. Oh... Ok, allora bisognerà fare il giro. Ossia... Da qui... Saliamo qua. Guardo qui. No, aspetta, sto guardando. Facciamo questo e poi arriviamo da qui, passando qua. Perché ora c'è il sasso a cui possiamo spostare. In realtà spostare. Ce n'è almeno un altro che non hai sbloccato. Che ti avrebbe facilitato la cosa lo stesso. Allora, voglio prima andare a vedere cosa è cambiato nel... Allora, oh, sta scappando in questa zona perché c'è troppa erba. E quindi la tagliamo. Così? Esatto. Cioè, hai visto? Non stava scattando prima. No, questo è il negozio. Ho sbagliato. Continua a farmi male. Cuore! Fantastico. Andiamo a vedere il gacha. Niente che mi interessi, onestamente. Andiamo via. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare qui sopra. Quindi dobbiamo passare per la palude. No, non è vero. Da qui. Ah, hai ragione. Quello è il teleport che stiamo usando ultimamente, sì. Ok. Ok. Grazie. Ah, aspetta, facciamo una cosa. Mi hai lasciato anche una lì. Vabbè, dai, per una. Era lì accanto a te. Ah, pensavo fosse giù. Una l'hai lasciata anche giù. Yeah, il coso forza che non userò. Vai su nella casetta. No, non volevo. In alto. Quella casetta in alto? Quella là? Sì. Centro benessere, stagno di... Ah, mi avrebbe curato se avessi avuto poca vita. Entra, per favore. Salve. Carina. Rosa. Ma ciao, bamboccio. Io sono Rosa Capricciosa e vendo una cosuccia segreta che ti darà la carica. Ok. Vieni qui che ti spalmo addosso la mia pomata segreta. Suona male. Farà effetto quando non avrai più cuori. Ah! E non dimenticare di tornare a trovarmi, bamboccio. E per te, e solo per te, ci aggiungo un trattamento speciale. Guarda, tutti i tuoi cuori sono tornati, ce li avevo già, cara. Ok. Quindi ho... la fata, essenzialmente, di Breath of the Wild. Fico. Tanto giusto? Sì. Che brutto che sei, amico.
Ehi tu, sei un pellegrinatore dell'isola? Te la spassi ai piedi, a mettere i piedi dentro le grotte più brutte? Allora ti devo chiedere una cosa. Io mi chiamo Danpei e sto studiando le rovine che ci stanno qua. Quando appena c'hai una dozzina di minuti, vieni a trovarmi, che è la mia capanna, che sta più innanzi. Mamma mia, mi ha fatto male il cuore. D'accordo. Che suppongo sia questa. Esattamente. Tu ti trasporti lì, Danpei? No. Ah, sì, ok. Però arriva in un modo più corretto del fatto di essere spawnato lì. Esatto. Danpei, per favore. Allora, ci sei venuto. Le vedi queste belle cose? No, non so già usarle. Sono reperti che io sto a studiare. Tu già ci sei sceso all'indentro di un labirinto, eh? Non dirmi frottole che si sente da come odori. Allora, io prendo delle lastre di pietra e ci disegno sopra le stanze dei labirinti. Queste cose le chiamo tessere. Poi, perché se mi metti... è così? In che senso? L'audio? No. La voce? Questo accento. Boh, secondo me parla così. Poi se si mette le tessere su questo piano qua, quelle diventano un vero labirinto. Strano, eh? Boh, non lo so perché funziona. A me mi serve la tua mano per fare questi labirinti. Io lo sbaglio a volte questa cosa, a me mi. E ora lo farò continuamente. Siccome che per fare labirinti diversi ci servono le teste diverse, qualcheduno, tutto attaccato, deve andare a esplorare i labirinti. E siccome che io non ci ho più la forza, mi sa che questa parte tocca a te, socio. Se tu mi racconti i labirinti che hai visto, io ti faccio tutte le tessere che vuoi. Poi tu prendi quelle tessere e ci fai altri labirinti in base alla sfida che ti dico io. Certo, prima che finisci di affrontare il labirinto che crei. E devi pure finirlo, eh? Sennò che labirinto è? Poi se fai un labirinto che mi piace e lo superi, allora ci sta che ti meriti un bel tesoro. Capisci a me? Ah, che male. Oh, che c'hai là? Una pietra tessera. Con quelle io ci posso fare delle tessere speciali. Portamele a me quando le trovi. A cipolla se sei sporco e sudaticcio. Sei uscito da qualche labirinto nuovo? Senti e dimmi come stava fatto. Allora, tutto il mio italiano è stato sciacquonato in questo momento. Yeah, tenuto dalle tessere, collocarle in un labirinto per vedere come sono fatte. E si sente che è stato sciacquonato. E comunque la tua grammatica italiana che è stata sciacquonata. Sì. Oh, si può usare l'amiibo da Danpei. Ma non è un amiibo. A meno che non vuoi provare quello di Super Mario 3D. Non so. Mi sanguinano gli occhi. Dillo a me. Oppure quelli di Zelda. Quelli di Zelda secondo me possono funzionare. Costruisco. Poi si può provare. Allora, le basi della labirintettura. Ok. Le basi della labirintettura. Questa già... ci ho messo la tessera di entrata e quella del guardiano. Tu devi metterci le tessere che hai per andare di là a là e ricordati di passare dalla tessera con lo scrigno. Ogni uscita di ogni tessera la devi per forza collegare a un'altra uscita di un'altra tessera. Ovvio, no? D'accordo? Quindi a destra pigli una tessera... pigli una tessera con A e poi a sinistra la schiaffi su una casella con A. Un saccone di volte ti capita che vuoi una tessera con delle uscite messe in un certo modo, perciò te le ho divise. Premi LR per scorrere le varie liste. Mamma mia! Allora. Quindi io posso fare questo, ad esempio. Non vuoi un consiglio? Ah? Falli più brevi possibili. So, è una cosa lunghissima. Allora. Quindi... ok, sono tutte singole comunque. Quindi nel senso... cioè io non posso fare... qui sono quelle singole. Non devi andare avanti. Lo vedi sopra? Ah, ok! Quelle allora, sono da due, quelle sono da tre, allora, sono da quattro. Facciamo così. Questa la... schiaffiamo qui. Dai, tipi di porta e prova ad esperimentare.
devi... no, queste con le chiavi. Devi no, stare attento Bogarty. Che non abbia troppe chiavi, perché comunque devi poter avere le chiavi per aprire. E se ti metti... Ogni avvenimento è fatto così che la grande chiave, quella della tana nel guardiano, esce sempre dall'ultimo scrigno che uno apre. Negli altri scrigni escono chiavi piccole, rupie, eccetera. D'accordo? Mi sembra giusto. Facciamo così. Questi sono tutti da tre, eh? Aperture. Se ti pare di aver finito, però vedi che le teste restano rosse e non diventano blu come dovrebbero, prova a premere Y e ci do un'occhiata io. D'accordo? Adesso. Facciamo così. No, aspetta, questa è con la chiave. Quindi prendiamo questa. Ok. E poi ci mettiamo questo qua. E ci mettiamo... Ci sono anche quelle che fanno ad angolo? Sì, sto... No, aspetta, me ne serve uno da tre. Oh no, volevo metterlo... Non ce l'hai ancora. Peccato. E io allora... Fai una cosa, bogati. Bravo. Questa qua. Ok. E per finire questa qua. No, qua. Perfetto. Quando l'entrata si accende di verde è finito. Mettiti sull'entrata e premi A per partire nel tuo labirinto. Quando parti per esplorare un labirinto a testa, io ti presto tutte le cose che ti servono per superarlo. Però quando hai finito ti lascio solo quello che avevi già. Ok, mi sembra giusto. E facciamo sto labirinto. Quando esplori un labirinto lo scopo è sempre quello. Bisogna aggiungere alla tana del guardiano e sconfiggerlo. Cerca di non svenire prima di arrivarci. Se mentre esplori ti scocci e vuoi uscire, o torni all'entrata e esci, oppure scegli esci dal labirinto nel menu delle opzioni. Va bene? Easy. Com'era il labirinto? Ok. Guarda l'inventario. Ah, okay. Mi ha massimizzato le cose. Au. Farà male. E invece l'ho evitato. È un mago. Ma è bravissimo. Ha imparato a saltare. D'accordo. Ci puoi aprire una porta serrata, che è proprio quella che abbiamo accanto. Giusto. Aia. Fantastico. Una rupia. Potevi darmene di più, eh? Oh, sono soldi suoi. Meschino. Lo stai derubando. Che vuol dire sto derubando? Io mi sto facendo lo sbattimento di fare sta cosa. Comunque si può saltare da quella piattaforma. Sì, sì, lo so. Ok. Ah, però ti sei dimenticato un labirinto. C'era... Sì, 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 sto andando. No, 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 no! Yay! No, non mi prenderai. Tu invece sì. Ma bravissimo. Ma guarda com'è bravo. Ok. Vieni qui. Quando sono sincronizzato. Ero sincronizzato. Esatto. Voilà, proprio davanti alla porta. Si va dal mostro. Oh no, di nuovo lui.
pezzi da Danpei riaffronti mostri che hai già sconfitto, non puoi affrontare altri mostri. Beh sì, è giusto. Au! Au! Smettila! Non eri bravo tu con i tempismi una volta? È impazzito! Basta! Oh! Ok! Mamma mia! E base alla labirintettura, sfida superata! Yeee! Yeah! Sono stato bravo, mi merito un applauso! Troppo bravissimo! A un certo punto mi sono pensato proprio che stavi con tutti i piedi nella fossa. Addio! Però spettacolo, ti meriti qualcosa dalla mia collezione. Ah, una testa. Fico. Colloca in un labirinto per vedere com'è fatta. Le rupiole che ci trovi nel labirinto te le offrisco io. Me le soffriggi? Quando hai finito di esplorare te le puoi tenere. Mentre che ti vedevo là sotto mi si è accesa la torcia in testa e ho pensato a una nuova sfida. Pronto quando vuoi tu, socio. Ok. Eh? Non ci sono le lampadine. Giustamente. Ciao. Che cavolo. Allora. Però ricordati che poi ci dovrei tornare. Era questo che mi ero perso? Uno sì. Come salgo? Ah, da lì. Ma io ho tirato sullo scudo, gioco. Che ne dica tu? Guardalo quanto è minaccioso. Il porco lì che ti sta guardando. Che dice, ma... Ti lascerò vivere. Non sa mai. Sembrano sospettissimi questi posti. Se salgo qui sopra. Oh mio Dio, ma arrivo direttamente al finale del gioco? Nell'uovolo in alto il pesce vento sogna, ignaro del momento in cui il suo riposo avrà termine. Perché quando gli 8 strumenti musicali saranno suonati al cospetto dell'uovo, il pesce vento si sveglierà. Questo è l'unico modo per lasciare l'isola. Monte Tamaranch. Penso sia Tamarack. Mamma mia, ma è enorme! Vabbè, io ci ho provato. No. La risposta è no. No, non devi salire, Link. Non devi nemmeno scendere. Capanni Danpei, c'è il casino, pietre strane. E qui sai che l'ha messo lui, capito? Sì! Oh, abbiamo sbloccato tutta la mappa? No, quasi però. Non so se salire di qua, entrare o continuare da quella parte. Anto! Buonasera, caro. Buon salve. Oh. Ma Anto, non eri ancora follower, ma... Aia, mi fa male. Benvenuto, caro. Benvenuto. Vieni. Vieni che qui pigliamo i maiali. Perfetto. Allora andrei prima qui, per curiosità. Ma c'è molto qui, Però potrei sbloccarmi il teleport e poi tornare indietro. Mi sembra un'idea intelligente. Come va, Anto? Come va la tua settimana? Pronto per Pasqua? Fatti colpire. In effetti. Raga, è quasi Pasqua, ma vi rendete conto? Di Pasqua. Chi di voi ha già in realtà mangiato l'uovo?
Tutto bene voi? Bene, bene, grazie. Qui bene. Allora. Ok. Whee! Ti sei perso dell'italiano veramente pessimo prima. Pronto per passo. Perfetto. Beh, hai allenato lo stomaco. Pronto a ricevere. Sei in digiuno da 2 mesi? L'ammazzata che ci sarà per i pranzi. O ti sei preparato un tapirulan accanto al tavolo a pranzo per... Guarda, pensa che io ho avuto la tentazione di non andare in paese. Allora, andiamo sulla carta del teleport, ci vogliamo. Ok, ma qui c'è roba. Cosa dovrei fare? Non entrare? Beh, sarebbe un'idea. Secondo me dovresti prendere la rupia. Too late. Non la prendo. Da voi si mangia pure bene. Ci puoi contare. Abbastanza. Mm. Ma in realtà dappertutto si mangia bene. Bisogna solo capire cosa mangiare. Ma poi posso dirti che tipo io mangerò sicuramente bene perché sono da mia nonna. Anche se ho avuto la tentazione di dire no, guarda, purtroppo c'ho gli esami. Aia, che male! C'ho gli esami vicini, quindi sai, non posso perché ho paura. Mia nonna non si sa più contenere con le quantità. Le razioni. Cioè, pensa che l'ultima volta ho valutato di invitare colleghi universitari, da quanta roba aveva fatto. Aia, che male! Come ti permetti, maiale? Di qua? No. Di qua no. Cos'è quella? Di là, morte. Ah! Abbiamo trovato. Ma è strapico sto pesce. Un pesce. Ah, tu dici un pesce. Sì, ma io ora come ci arrivo lì? Non da qui. Ma grazie tesoro mio per avermi illuminato. Prego. È meglio di una lampadina. O di una torcia, come dice Danpei. Ok. No, ci hai provato. Ti è andata male? Aia. Il cuore che mi aveva dato il tuo collega. Ah, sto male. Aspetta, che ti c'è? Faccio recuperare il cuore. Come? Corri contro l'albero. Ecco come si fa. Grazie. Prego. Io ho passato mezzo gioco. Però non te le tiene nell'inventario. È un po' più aspra di quella rossa, ma ti fa recuperare più cuori. Ok. Quindi è proprio come quando trovi un cuore in giro tu. Non lo so se è proprio come quando trovi un giro, un cuore in giro. Nel senso, non so quanti cuori ti renda. Ok. Entriamo qui. L'ho usato poche volte come... Capisco. Fatti un giro. E tu pensi, gioco, che io non vada a scavare tutto? Eh? Così la puoi mettere. Io ne ero proprio sicuro, guarda. Vabbè, senti. Ciao. Oh, ok. Facciamo così. Poi facciamo così. Così, così. Via, via, lasciate. No! Mi sono incastrato. Di poco. Ma! Link. Grazie, questo lo devi fare. No, per forza. Devo farlo per forza. Risali. Sì, ho pensato la stessa cosa. Perché ora sono riposizionate.
Ma davvero? Allora, posso spostare questa qui? Posso. Avvicinati e prova a rompere il cristallo. No. Non si rompe da così. Pensi che non ci abbia già provato? Ok, togli l'altro. No! Volevo evitare la... Stava già morendo per conto suo. Che odio! Link, hai un piede nella fossa. La vogliamo smettere? Volevo prendere quel teschio. Ho pensato magari c'è qualcosa. No! Che sbatti per un teschio che non ti dava nulla. Ma magari c'era una conchiglia, ma che ne sai? Pensi davvero che non ti ammazzi prima di salire? No! No, Link! Si è girato. Sai che ti puoi fermare quando sei in corsa? Ah, sì? Sì. Addio! Non vedo come potrei arrivare lì. Onestamente! Non ci puoi arrivare ora. Appunto. Allora, queste sono due uscite. Sono due uscite. Che suppongo siano... quelle che si vedevano più in là. E dai, fai come in Breath of the Wild e aprilo di lato. Ok, 50 rupie. Fighissimo. Sei abbastanza soddisfatto? Sono abbastanza soddisfatto, sì. Mi mancano... 6826. Ci puoi contare che sono soddisfatto. Là, eccolo quel deficiente che si è perso. Povero, un povero uomo. Povero uomo un cavolo. È un'entrata? Insomma, un'entrata. Sì, lo è. Entriamo. Ah, posso parlarti, per caso? No? Sì, da su. Accanto a lui. Quando sei accanto a lui, sì. Vabbè, tu sopravvivrai. Non lo apri. Ah, paura! Ed è riuscito a colpirmi lui. Ragazzi, io vado a mangiare. Ci si vede, buona serata. Ciao carissimo, buona cena. Buona cena. Ecco qui quel deficiente. Visto, sono nei guai proprio come ti avevo promesso. Ciao. Il fatto è che durante l'escursione mi è venuta una fame. Ma una fame che ora non riesco più a muovermi. Non è che con te qualcosa da mangiare? Ah! Toh, beccati questa ananas. Con anche la buccia te la mangi però, eh. Sì, 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 sì. Ma come mangia questo uomo? Adesso mi sento molto meglio. Ah! Sai cosa ho trovato durante la città? Un ibisco. Cioè, un tipo di fiore. Bello, vero? Prendilo, te lo regalo. Anche l'animazione del sacco, figo. Che fastidio, come mangi? Che bontà, adesso sì che mi ho ritrovato le forze. Quanto devi mangiare ancora? Gioco. Tipatico. Altro hai da dirmi? Sembra western. Grazie per questo motivo, Link. Ti devo la vita. Ok, l'ibisco era per quella nel villaggio degli animali. Stavolta morirai. Comunque potevi scendere da sopra. Hai ragione. Ma
avevo un conto in sospeso. Solo per uno che ti è scappato. Guarda che non ci dormivo, eh. Allora. Come volontari in Africa. uguale, stessa sì, sì, cosa. Assolutamente. Sto pensando, mi conviene tornare indietro e andare al villaggio? No, lo facciamo dopo. Ah, ecco come si arriva. E scommetto che questa è troppo profonda. Non è questa. Ma non c'è niente, fantastico. Olè! Per completismo, andiamo prima qui. Grazie, Michan, per il baby. Thank you, Michan. Ah! Grazie per anche per lo sgranchirsi. Anche per lo sgranchirsi. Avevo una certa... Thank you. Ah! Ecco dove siamo. Solo che se ora io vado... Quello è indovina spawn. Indovina cosa succede? Spawn. Quindi non hai veramente attivato una scorciatoia. No, perché ti serve solo gioco... per andartene via da lì. Perché in sto gioco respawnano le cose. Va bene, entriamo. Tempo del pesce d'offio. Cos'è la musichetta? Sentila com'è. Senti, come. Sentilo! Ma che quelli sono i Super Mario? Ma Nintendo! Abbiamo riutilizzato un po' delle vecchie cose? No, assolutamente. Ok. Abbiamo trasportato un po' di nemici di Super Mario in. In Zelda? No, no, assolutamente. Quando mai? Allora, lo faremo cosa mai? Qua? Baule. E che fai? Te ne privi? Ok. Ma l'ho colpito lui? No. La bussola, così diretto? Figo. Va bene. E ora sai dove si trovano tutti gli squid. Come la Disney con i loro cartoon, certo? Esatto. Giustamente dice, cioè, è mio perché non dovrei poterlo fare. Ma Nintendo, non puoi farlo! Il prodotto è mio, decido io. No, 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 Link! Oddio! Ha lasciato una bomba. Ah! Mi è piaciuto. Volevo colpire comunque il comunque al lato c'era il passaggio. È ok, però è andata così. Che ti devo dire? Ha funzionato. Mia la casa, mia le regole, esatto. Certo. Devi sconfiggerle loro. Aia! Scusate, vado a controllare i gattini. Vai a vedere. Forse. Ah, è arrivato da me. Olè. Ah no, però aspetta, qui mi serve una chiave. Addio, rupia. Ah, ok. Ok, saliamo di qua. Dunque, qui. No? Nintendo, ma che mi combini? Allora, andiamo prima qua. Sotto. Sì, andiamo prima qui. Ah, eccola qua. Tra l'altro la rupia è ancora lì. Chiave. No, il becco. Il becco di pietra. Serve una statua di un gufo senza becco. Buono. Utile. Allora, sì, saliamo su anche perché suppongo che non ci sia niente qui, infatti. Guarda quel fiore, guardalo, guardalo, guardalo come vola.
Bravissimo. Ok, ma fa paura. Cos'è quello? Oh, la mappa. Mamma mia, ma ci sta andando tutto. Ok, abbiamo questa stanza che ha una scala che ci porterà da un'altra parte. E poi due stanze qui accanto e tutto il resto del labirinto. Perfetto. Andiamo giù. No? Aspetta, però io tu posso... sai che le puoi fare quel salto. Sì, però ho bisogno di tempismo. Ok. Dovresti venire qui, amico. Vieni. Nel mentre c'è qualcosa che potresti fare piuttosto che rischiare di cadere. Tipo... questa? Ah! Sì. Baule, chiave? Chiave, fantastico. Quanto abbiamo? Un altro insetto. Non l'ho visto arrivare. Bombe. No! Mi fanno molto paura quelli. Fanno bene a farti paura. Oh, no! Mi ha chiuso! Vabbè! 18 morti in un istante. Mamma mia! Ok, un'altra chiave. Basta! Io ti consiglierei, vai a prenderti quei tre cuori e vattene. Di corsa, di corsa, di corsa. Ora, vai! Via! Mamma mia! Hai detto che ti facciamo paura, perché ti avvicini? Volevo ucciderli. Mi sembrava abbastanza ovvio. No? Non si spostano questi? No, ok. Al limite dell'area, eh. Allora, aspetta, dov'era? Ah, no. Qua. Area sbagliata. Ma fammi saltare qui. No. No, ti rifai il labirinto. No, ma sì. Oh no. Oh no. Enorme pericolo. Ti dovresti togliere. Ma non venendo da me. Ti dovresti togliere. Ok. Ok, ti salto in braccio. Pericolosissimi questi. Posso rifare? No. Ne sei sicura? Sicurissimo. Voleva le coccole. Hai visto? Non si fida, eh? Volevo provare. E se vado in diagonale? Non vai in diagonale. Vai in diagonale. No, non vai in diagonale con lo scatto. Ah no, con lo scatto non vai quello in che diagonale. Dico. Ma la risposta è no. La risposta è niente qui. Tu sì che puoi fare roba. Cosa? Allora, hai appena visto che puoi saltare da una parte all'altra di tre spazi. Giusto. Sì, però Link... piuttosto che cadiamo comunque, no? Ma che vuole questo? Ma non ho capito, scusami. Yeah! C'abbiamo un problema. O meglio, lui ha un problema. Questa si apre? No, devi uscire da... di là e poi ritornare su.
No! È proprio caduta giù, eh? Ce l'hai il becco? Sì, ce l'ho il becco. Solo chi impara a conoscere le luci del suolo proseguirà oltre. Le luci del suolo? Cosa vuol dire? Così impari? Dai, rialzati. Io qui la prima cosa che ho pensato è... Sto cercando di capire cosa tutto va fatto in quest'area. Io comunque qui la cosa che ho pensato è riconoscere le luci del suolo, nel senso quando ti segna che l'acqua è più profonda. Sì, ho pensato anch'io a quello. No! Basta! In 27 ad attaccarmi. Va bene. Andiamo di qua. Cuoricino. Preso. E poi in realtà c'è questo, quindi penso sia questo. No, ma Link! Grazie Barbara, bevo subito. Bevo subito! Quindi è questo. Ho bevuto. Vuoi un consiglio? Aspetta, dopo. Perché? Ma perché? Cioè, che ti costava lasciarmi in pace? Scusa, vai qua, vai in quello di sopra. Ci ho già provato, Val. Perfetto, allora non puoi farlo perché devi arrivare qua. Sì. Quanto lo sapevo, guarda. Yeah, un'altra chiave. Allora, non c'è niente. Qui c'è morte. Oh no. No, non si muove. Me ne vado, ho capito. Me ne vado. Allora, ok, andiamo di qua. Stavolta sei andato ad abbracciarlo tu. Ma non mi aspettavo che arrivasse fin lì. Ma dai, Link, mamma mia! Anche io mi aspettavo che arrivassi fin lì. Ok, non ci posso arrivare? Sì che ci puoi arrivare. Ah no, sì, sono tre aerei. Se non ti ammazzano prima. Oltre il danno la beffa. Oltre il danno la beffa, veramente. Niente, non ce la posso fare, ragazzi. Io non ho più il tempismo. Ok. E non posso aprire questo maledetto baule da dietro. A che è servito? Mi ha fatto venire qui per morire. È proprio stronza. Quattro cuoricini, hai visto? Un altro cuoricino! No! No! Ma serio? Stronzissimo. Ciao! Questo non me lo aspettavo! Vuoi un consiglio per come batterlo? Non ha funzionato. No. Ok, non stiamo andando da nessuna parte. Il consiglio è non devi scappare. Ma nemmeno rimanere in mezzo.
Dimmelo quando vuoi un consiglio. Smettila! Secondo me devi mirare no! dietro. Sì, 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 ma l'ho già fatto. Non è quello no, no! Il consiglio. La smetti, la smetti, la smetti. Come, come, scusami? Hai dato una scudata. Questo è un ottimo modo per morire comunque. Che infame. E niente, mi colpisce perché come ritorna si schianta. Prova a metterti a un angolo e aspettarlo. Ha girato a caso. Non è a caso. Non è. Oh, è vero! Non è a caso. Guardalo. Cosa? Ora ha girato perché tu ti sei messo. L'hai colpito dall'altra parte. Ah! Basta? Ok. Allora, in realtà questo è uno dei boss più facili in assoluto, se preso nel modo giusto. Oh, ma che fa? Guarda che ti schiaccia quello. Ma stai andando dalla parte giusta, sì? Oh, spero di sì. Ah, però hai lasciato una parte lì dietro. Ma quanto è bello, ci puoi arrivare a non farti ammazzare? Chi dirà al gioco? Hai ottenuto le pinne. Premi B per immergerti sott'acqua e A per dare uno slancio in avanti. Oh, Deo, grazie. Ora sei nuotare. Sono oggetti. No, è strumento. So, tipo dell'armatura. Capisco. Oh. E dai. E dai. Ho realizzato solo adesso. Ok. Questo è proprio tutorial di come funziona. E questo ti ho riportato per di prima. Oh, ma ora puoi nuotare. Qua ci sei già stato, non ti interessa al momento? Sì, cioè, io andrei pensando... prima a... Basta! Ma no, dai, all'ultimo! Allora, erano uno, due, tre, quattro, cinque. Thank you.
Quindi in realtà adesso hai due scale dove andare. Una è quella e l'altra è dall'altra parte. Entra in una e vedi. Sì, ma poi volevo anche esplorare il resto. Ti mancano ancora alcune cose. Ok. Ciao. Volevi? Senza farti colpire è meglio. Link, porca miseria! Ok. Ti odio profondamente. Si fa male. Ohia, Link! Beh, ti sta, guarda. Il brutto è che è lui. Ma, scusami, più veloce di così non può fare. Oh. Oh, la Master Key. No, non è la Master Key, però vabbè. Cos? Allora, ti lascio la stanza del boss. Però c'è questa anche è una quella scala dove sono già andato. C'è anche la scala, hai ragione. Ah, no, non che è non vero. Posso raggiungere, però. Sì, seguimi, seguimi. Ah. Loro invece ti seguono e come. Beh, e io lo... Link! Io l'accetterei, però non hai la chiave. No! Che probabilmente è lì. Sì, è in quella stanza, Ma sei veramente un cane, guarda. Siccome ti dà la chiave. E invece no. Sperato. Rupie. Però mi vanno bene comunque. Ok. Ah, è in quell'altro. Ok, non c'è altro. Ammollami. Ah, devi andare ancora in questa scala qui dove stai andando? Sì. Ai! Basta! Gesù. Iniziavo a sentire un po' di fame, poi mi sono resa conto che sono... Dell'orario. Le 8. No, io non c'è nient'altro. Però aspetta, guardati la mappa. Cosa? Ah no, vabbè, ti conviene andare comunque giù. Ok. Era per dirti se ti conveniva quel passaggio. Passare dall'acqua lì al lato. Ah. Se conveniva o meno, era per capire. Non lo so, e ci va contro senza colpirlo. Non posso colpirlo, no? La spada in acqua, amore. Ma infatti lo dovresti colpire prima di entrare in acqua. Ok. Cioè, quindi così, guarda. E comunque hai la spada in acqua. Sì, qui. Sto scherzando. Un cuoricino. Sì. Ok. Via. Hai fatto tutto? No. Ah, no! L'hai visto? A me fanno morire come cadono quelli, questi così gelatinosi. Sono proprio tristi quando cadono.
No, non ho fatto tutto in realtà. Vedi, ah, mi ti manca quel baule. Quello scrigno. Però se vai avanti poi non lo... Ma posso tornare indietro dopo? No. Capisco. Oh no, è un boss. Ma cibo fame. Loffio, in effetti lo sei. Ah, pensavo si facesse male da solo. No, ti mangio più che altro se... Ah, l'uffietto! No! Non ti distrarre. Me ne sono fatti apposta. Basta! Quali devi chiamare? Avremmo dovuto conoscerlo prima per poter chiamare un Pokémon così. Tipo Magikarp. Magikarp è abbastanza all'occhio. No! Dati! Vabbè. Ma! Di nome di fatto. Era proprio attaccata a lui. Sì, lo vedo, sto per morire. No! Vabbè. Però anche un po' a caso, eh. Scusami, quanti? Ma un cuoricino? Uno, eh. Niente. È sceso lui. È sceso e mi ha toccato. Mi ha... sfiorato. Mi si è avvicinato leggermente. Mi ha fatto una carezza. Ah, io ne approfitterei uno per andare a prendere quello scrigno. Sì, e anche quell'altro spazio che c'è qui. Quindi andiamo a vedere un po'. Due per sperare in qualche cuoricino da... recuperare, non da perdere. E niente, fai quello che vuoi. Oh no. Ma perché sempre contro questi lo fa? Bravissimo. Proprio quello in cui speravo... quello che speravo facessi. Morire. E niente, mi ha toccato. No, non la posso prendere. Spostati, sì. Vai lì. Oh. Ah. Va bene. Buttati subito in acqua, che sennò quel coso ti si ferma addosso. Devi andare di qua? Volevo andare a controllare qui, però effettivamente non devo farlo di qua. Ciao. Quindi devo andare di così. Ciao, miau. No, dai!
camera. No, non ne valeva la pena, non serviva. Madonna, mi sto facendo pestare da tutto. Dovevi recuperare i cuori, non perderli. Bravo. Hai fatto la scelta giusta. Come si arrivava... Prendiamo il teleport. Ok, ora. Su? No. Perché è su, giù? Giù. Stavo guardando quale delle due fosse più veloce. Vieni a te, ma... per favore. Grazie. Non so come dirvelo, siete un po' ingombranti. Siete un po' in mezzo. Se cadeva giù, rilevo. Al lato. Vero? La cosa migliore è quando arrivi alle spalle ai nemici. Un cuoricino. Non ne valsa la pena. Giusto? No. Ah no, perché a quello ci arrivavi, da quello lì... Dalla dalla scala. Da qua. Da quella scala, eh? Non lo ricordo onestamente. Sì, è quella. E basta, dai! Cioè, è proprio ingiusto. Ho capito che c'è... Però sei a 960. Non mi vedevo. Fila dentro. Vai. Via. Ottimo il fatto della triforza. Mizziga, raddoppia i danni. Cuore. Cuoricino. Perfetto, è venuto a portacuore. Fantastico. Sì, ora? Devi tornare su. Devo tornare su? Sì. Ah, giusto, c'era la porta. C'era anche una scala per tornare su. Non era per tuffarti meglio. Ciao. Coccolone. Abbiamo preso tutto. Sì, completato. Oh, l'arpa. Hai tenuto l'arpa delle onde.
Fantastico. Ma quattro strumenti mi pare. Ma ti sembra normale sto vicino? Evologia. Sì, vieni. La baia. Il tuo cammino prosegue verso la baia. Ok. Vieni dove dovrei andare. Io andrei verso i monti. Così anche io. A Caio? A caso andrei alla Baia Marfa? Tu andresti verso i monti? No, sto scherzando. Mi hai un po' turbato. Indovina dove devi andare. Ah, aspetta, ora posso muovermi. Ora puoi nuotare. Perché passare di qua? Giusto, giusto. In realtà facciamo una cosa. Ci fermiamo qui. Ma io sono entrata. No, tu dici entra per... Ma no, così mi ricordo che devo fare questo. Sicuro se ne va la prossima volta. Può darsi. Allora, cari ragazzi, cari ragazze, grazie per essere stati con noi. Grazie Thank della you. Serata. Grazie a Anto e Antisocial Freddy per essersi uniti al canale. Vi ringrazio tantissimo. E noi ci vediamo domani con il nostro carissimo Barbara per Elden Ring. Finalmente va avanti l'avventura della nostra cara Vestra. E che cos'altro? Vi ricordo di condividere il canale, iscrivervi, riabbonarvi se il mese è scaduto. Potete riabbonarvi anche gratuitamente grazie ad Amazon Prime e a Prime Gaming. Vi ricordo di, come dicevo, condividere le live e i video. E noi ci vediamo domani. Buona cena, ragazzi. Ciao Buona a tutti. Cena. Ciao a tutti.